Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Big Marto qui per voi, come state? Tutto bene? Oggi, come promesso nel video di aggiornamento numero 3, vi porto il primo allenamento di questo nuovo blocco. Questo è il quinto giorno, quindi il giorno più nuovo rispetto allo scorso blocco, perché prima eravamo fermi a 4 giorni di allenamento. Questo è un upper body dove facciamo tutti i distretti muscolari, è un push pull, e oggi ho anche carb loading. Carb loading che consiste quindi anche nell'abbassare le proteine quotidiane e i grassi quotidiani. Spingiamo bene sui carbo e andiamo a fare un bel allenamento intenso. Abbiamo 10 esercizi, 2 per il petto, 2 per il back, 2 per le spalle, 2 per i tricipiti e 2 per i bicipiti. Uno di quegli allenamenti che mi piace tanto fare perché, come vi ho detto, sono allenamenti che mi mancavano, allenamenti molto più bodybuilding, molto più isolamento. Questo è un allenamento che ho richiesto a Emiliano proprio per andare a colmare quelle lacune che ci sono nei miei punti carenti. Ovviamente questo, essendo un quinto giorno di allenamento, dato che gli altri 4 sono molto intensi, molto tassanti, non poteva essere un altro giorno impegnativo a livello di sistema nervoso centrale. Dovevamo fare un tipo di allenamento differente perché sì, dobbiamo andare ad allenare maggiormente, ma non possiamo andarci ad affaticare, perché sennò tendiamo ad avere troppo stress accumulato e quindi non riusciamo ad allenarci nel giusto modo. E ricordatevi anche che sono in cut calorico, quindi a differenza di un periodo di bulk dove lo stress magari viene smaltito dalle calorie in eccesso, qui oltre allo stress abbiamo anche lo stress di mangiare meno e di conseguenza dobbiamo riuscire a tenere bene in equilibrio il tutto. Detto questo raga, sostenete il video con un bel like, sostenete il percorso iscrivendovi al canale, attivando la campanellina, seguitemi su Instagram, intro e iniziamo con questo super workout. Sono veramente molto molto carico, let's go. Primo esercizio, facciamo chest press ai cavi. La chest press ai cavi è un esercizio fantastico perché mi permette di lavorare in tensione continua. Di come settarvi? Mi raccomando, non andate a prendere già aperti il peso, perché quando andiamo a caricare rischiamo di farci male. Quindi sempre molto compatti, braccio più vicino possibile al petto, ci avviciniamo, rimaniamo in blocco e lo spostiamo. Qui ci settiamo come se fossimo in panca, quindi abbassiamo le spalle, gomiti ben vicini e spingiamo. Vedete che il movimento non è con i gomiti alti, perché quando aumenta il peso rischiamo di farci male alla spalla, quindi abbassiamo, compattiamo, sicurezza sempre, hop, movimento a J, scendiamo e su. Hop. Facciamo qualche serie di avvicinamento, qualsiasi esercizio andiamo a fare, un paio di serie di avvicinamento. Ora andiamo direttamente al carico che dobbiamo fare, a lavorare bene nella fase di picco. Come pizzica il petto, molto bene. Mettete un peso dietro perché sennò scivolate. Ora metterò un cinquantello. Qui tutto il video di oggi sarà così. Vi parlo mentre mi alleno per darvi tante piccole tips. Secondo esercizio, 4x12, questa è l'ultima serie. Croci seduto su panca dal cavo. Bel petto in fuori che dobbiamo sentirlo gonfiare. Bam. Allunghiamo tutto e chiudiamo. Allunghiamo e chiudiamo. Allunghiamo. Immaginiamo di chiudere i gomiti. Le mani sono solamente un mezzo. Per trasmettere la nostra forza. Petto alto. Quando andiamo in chiusura, e anche quando fate tutti questi esercizi di spinte e cose varie, non fate l'errore che si faceva prima in passato, però.
Bram, sbattere, sbattere, non va bene sbattere, perché quando siamo con la tensione dei muscoli così elevata, anche un minimo trauma può eventualmente causare dei danni, quindi sempre distanziati e quando andate in contrazione massima non avvicinate i pesi, non create la collisione, ma rimanete sempre distanziati. Ora passiamo al terzo esercizio, che è una lat machine. Come sempre andiamo in blocco, sblocchiamo, attiviamo, contrazione. Purtroppo questa macchina non mi permette di allungarmi al massimo. Vorrei fare le trazioni, però con le trazioni riesco a lavorare meno di fino. Qualche scatto, vabbè che abbiamo completato quasi il pacco pesi. Ora facciamo un low row 4x10. Inizio ad avere un pochino caldo, diciamo che voglio anche farvi vedere le mie dimensioni. Presa false per andare a concentrarci maggiormente sul concetto di tirata. Sbocchiamo, attiviamo, contrazione. Dobbiamo sentire l'attaccatura del dorsale, quindi la parte più bassa, non in alto, ma questa parte qui. Come vi dicevo, ci si possa sbilanciare anche leggermente verso il lato dove stiamo facendo l'esercizio. Facciamo questo lavoro. Oh, allungo, stacco, attivo. Stacco tutto, attivo, giù. Stacco tutto, attivo, giù. Oh, dovete sentire la scapola quasi che si stacca. Sento i calli che si incuneano dentro la pelle. Ah, Impressionati Power, bevete solamente acqua minerale nello shaker Food Spring, codice sconto TAFSG. Nel vostro allenamento bevete sempre. Quando non bevo sento proprio che non c'è quella mind-muscle connection giusta. Mi sento sempre affaticato, opaco nel movimento. Magari potete anche utilizzare degli intra-workout, ma a patto che tendenzialmente in allenamenti stile bodybuilding non è necessario un intra-workout. Una cosa divertente da utilizzare intra-workout sono delle caramelline. Molto semplici, costano poco. Facciamo la seconda serie. Siamo più o meno a 17 settimane dalla gara, lo sai Rebs? Ormai non posso più fare sgarri in teoria. Emiliano ha detto niente più sgarri, però io me lo voglio fare un ultimo sgarro. Consigliatemi un ristorante su Milano, comunque in Lombardia, dove fare l'ultimo sgarro. Un posto che tratta bene del cibo locale è la cosa mia preferita. Qualità. Il prezzo non è la cosa importante, perché poi il prezzo è tutto relativo. Si spende tanto dove si mangia male, lì è una cosa molto brutta. Fatevi attraversare dal dolore. Solo dal dolore. Voglio arrivare a 100 kg tirato in gara. Prima gara, maggio, selezione INBB a Legnano. Perché poi voglio fare Rimini. Il mio unico dubbio, cavolo, è quello che magari arrivo. Non voglio arrivare al top a maggio. Non ci posso arrivare. Però devo arrivare molto buono. Sarà tutto un po' complesso. Però vabbè. Ci sta, proveremo. Passiamo a una military press, dovremmo simulare una shoulder press. I gomiti vanno verso davanti. Quando facciamo questo esercizio, spinta dei piedi, spinta dell'addome e concentrati, belli solidi e concentrati nel fare questo movimento. Oh, mamma mia. Oh. Sono morto. Scarichiamo un pochino che
Adesso panca a 30 gradi, facciamo un ottimo esercizio per il deltoide. Questo esercizio è ottimo anche nei casi di riabilitazione, perché andiamo a isolare molto bene il deltoide. Infatti rispetto ad alzate laterali usiamo qualcosina meno. Ci mettiamo sul lato e tiriamo su. Secondo te è giunto il momento di spogliarsi? La prima di spalle è quella che mi dà maggior pump. Il peso è di 110.8. Spallette belle tondeggianti. Speriamo che rimangano così. Sono un po' striato anche a questo peso e non è per niente male. 110 per 1,93. Cioè è un peccato che non renda come gli altri. Ultima parte del workout. Primo esercizio di tricipiti. Abbiamo due di tricipiti e due di bicipiti. Sono opaco pesi completo. Movimento simile a quello della French press. Quindi gomiti belli vicini e procedono verso l'esterno. Massimo accorciamento. L'esercizio dopo sarà una push down. Emiliano me l'ha messo con due corde per avere un run più facilitato, perché io con questa sto troppo chiuso. Quindi, ovviando questo problema, utilizzo gli straps per riuscire ad andare in massimo accorciamento. Ora avrei bisogno di zuccherini. Ragazzi, ho trovato dell'oro. Bella, la di fur, la fracola. Gli occhi del pazzo. Hammer curl 4x10, bello lungo. Ventisette per parte. Qua bisogna caricare. Fare questo hammer curl mi sta dando un po' di fastidio a livello di avambraccio. Sono ancora un pochino indolenzito, diciamo al 20%, dopo aver tirato con gaggi. Ovviamente lo scrocchio è venuto sul destro, però anche al sinistro quando si tira tende ad avere qualche infiammazione. Il braccio lo vedo più pieno rispetto al solito. Se rimane così fino alla fine della prep facciamo bene, ma ho i miei dubbi. Ultimo esercizio, Bayesian, belli allungati. È un'esperienza mistica, sensoriale. Workout terminato dopo un paio di ore circa, adesso check del fisico. Questo è sicuramente il workout che mi dà più soddisfazioni. Bello gonfio, bello pieno, abbastanza shredded. Quest'anno cerchiamo di fare al top. Questa è la condizione. Ragazzi, se siete arrivati fino a questo punto, significa che il video vi è piaciuto. Se volete altri video di questo tipo, allenamento integrale, lasciatemi un bel like e fatemi capire che ne volete vedere altri. Grazie del vostro supporto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Seguitemi su Instagram. Come al solito.
Stay grossi. È quasi piacevole. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao guys.